la tua vita ovviamente è cambiata moltissimo, posso immaginare. Ti manca, diciamo così, la normalità e come gestisci il tuo rapporto con le fan? La normalità non è che mi manca, cioè sì, è ovvio che delle situazioni, delle esperienze, delle cose che facevo prima, è ovvio che mi mancano, però ho fatto una scelta nella vita, quella di poter fare il cantante, di poter entrare nel panorama discografico e musicale italiano, ovviamente facendo le dovute verifiche dei pro e dei contro. Sapevo che i contro era quello di abbandonare un po' quello che era il mio passato, quindi vedere meno la famiglia, vedere meno gli amici, vedere meno un po' tutte le cose che facevo prima. Però sono felicissimo perché ho abbracciato tutte queste nozioni, tutte queste informazioni che avevo, e ho deciso di farlo comunque, perché il mio sogno più grande era quello di cantare, quello di scrivere, quello di emozionarmi ed emozionare. Moltissime persone che ci hanno scritto sono tue fan ragazze. Ti fa piacere il fatto di avere magari anche qualche fan maschio? Ovvio che mi fa piacere, perché la musica va ascoltata, ovviamente la musica è sia dei maschi che delle femmine, non è solo femminile o solo maschile, ed è giusto che prima di fare il cantante ascoltavo musica di maschi, cioè non è detto che i maschi le ascoltano le femmine e le femmine le ascoltano i maschi. Cioè, chi è che non ha ascoltato Michael Jackson o Laura Pausini o Alex Baroni o Steve Wonder? E qualche progetto per le vacanze natalizie? Progetto per le vacanze natalizie? Ci saranno delle serate che farò in vari... Come dire, sto facendo tanta promozione, sto facendo un tour radiofonico, un tour promozionale, presto ci saranno pure delle serate, quindi incontrerò la maggior parte dei fan, devo poter passare un po' di tempo con loro, e prevedo di fare anche qualche esibizione, quindi di portare il disco, il CD, l'infinito, di potermi esibire dal vivo. Invece passerai magari con la tua famiglia le festività, oppure pensi che sarai impegnato? Quello forse di meno, stare con la famiglia spero di sì, però ci sarà poco tempo per farlo, per poterlo fare. Quindi penso di stare più tempo con i fan che con la famiglia, anche perché in questo momento per me è più importante lavorare per il mio futuro. È ovvio che la famiglia fa parte, è la mia famiglia, quindi capiranno che in questo momento devo rimboccarmi le maniche e mettere tutto me stesso. Ci sono arrivate anche moltissime domande, che di moltissime curiosità sul film Sud di New York. Ecco, volevamo sapere, primo, se è stato già girato oppure deve essere ancora girato. Sì, gran parte è stata girata tra il Salento e il Sud Italia, Campania e New York. Ti sei già cimentato come attore? La cosa importante era quella di scrivere le colonne sonore per il film, poi mi è stato chiesto di interpretare uno dei protagonisti o dei personaggi comunque principali del film, visto che il personaggio mi somigliava, cercavano comunque una persona che avesse più o meno le mie caratteristiche, non ho fatto altro che accettare perché a me l'idea piaceva, poi abbinata al canto e alla scrittura per me è stato divertentissimo. Ho fatto una piccola marachella, ho dato fuoco a un abito di scena. Non è che ho dato fuoco con l'accendino, però è capitato che ho acceso la luce, c'era quest'abito, non ho visto che stava, sai, lo specchio con tutte le lampadine. C'era quest'abito fatto di cose abbastanza, come chiamare, tutto strassato, di strass, cose del genere. Praticamente si è fatto un buco perché c'era proprio la lampadina che andava sul vestito, e quindi quando sono andato a scoprire ho visto che c'era il buco e me la sono sbignata. Allora Luca, noi ti ringraziamo moltissimo per la tua pazienza. Grazie a voi, un bacio a tutte le persone che ci stanno vedendo, un bacio a Blogosfera. In bocca al lupo. Grazie.